Alex, mi guardi l'altezza del pedale del freno? Se è giusta? L'alzo un pelino. L'alziamo un po'? Sì, sì. Poco? Sì, poco. Giusto un po', eh? Sì. Aspetta. Io uso un freno molto alto rispetto alla norma, allo standard. Questo perché non sono uno che tiene il piede molto sul freno, quindi guidando sulle punte voglio che quando lo cerco trovo l'immediatezza della frenata. Guidando sulle punte ho anche una pedana arretrata di 5 mm fatta sulle mie esigenze, con molto più grip sulla parte superiore, in modo da avere più grip sullo stivale. Alex, guardiamo il sag. Sì. Il sag è il bilanciamento statico della moto tra l'anteriore e il posteriore quando è in assetto in ordine di marcia. Per verificarlo è abbastanza semplice. Va presa una misura quando la moto è sollevata da terra, prendendo un riferimento preciso. Io in questo caso mi fermo a questo bordo. Un riferimento alla parte alta, quindi in questo caso dove c'è la lettera F, e mi dà 54 mm e mezzo. A questo punto si mette a terra la moto, la si schiaccia, la si comprime leggermente, la si lascia tornare da sola e si riprende la stessa misura. In questo caso è 51 mm. In questo momento la moto ha 35 mm di negativo, e cioè questa parte che si può muovere senza essere spinta dalla molla dell'ammortizzatore. Io rispetto allo standard uso un sag leggermente maggiore, uso 37 mm, quindi adesso andremo a sprecaricare la molla di 2 mm in modo da avere la moto leggermente più bassa. In questo caso abbiamo un sistema un po' più agevolato per andare a regolare il precarico della molla. Per aumentare il negativo, come richiede Alex, dobbiamo andare a sprecaricare la molla di una X misura, che in ogni caso andremo a riguardare per sicurezza. Stesso riferimento, abbiamo guadagnato 2 mm e quindi abbiamo 50 mm e 8. 2 mm in più e quindi il negativo si porta a 3,7. Perfetto. Guardiamo anche l'aria delle forcelle, sì. L'altezza. Prendo il cacciavite. Questa è un'operazione che si valuta di gara in gara rispetto ai terreni che hai trovato o che troverai. La gara passata avevamo un terreno un po' più morbido, un po' più veloce, quindi avevo prediletto un assetto leggermente più sfilato, un po' più alta davanti. Ora per la prossima gara mettiamo la seconda tacca, che è diciamo il mio assetto standard che uso, che è leggermente più infilato, quindi aiuta a un inserimento di curva un po' più maneggevole. Quindi ragazzi, ricapitolando, cosa siamo andati a fare? Siamo andati a controllare le misure, se la pedana e manubrio, e le regolazioni dei comandi. È da qui che si guida la moto e quindi una buona posizione per me è fondamentale per andare in gara e per fare il mio meglio.